L'Aquila di Massimo Epifani tra le mura amiche del Gran Sasso a Concainanella, la settima vittoria consecutiva regolando 2-0 l'Alba Adriatica allenata da Roberto Vagnoni, ex giocatore rossoblù alla metà degli anni 90. Poco più di un minuto e l'Aquila si fa vedere in proiezione offensiva. Traversone di Sarrizzu e colpo di testa di Sciba, Barduagni blocca senza problemi. L'Alba Adriatica replica al terzo con la conclusione di Montano che si perde sul fondo. La gara si sblocca al tredicesimo con il vantaggio del L'Aquila. Pallone da sinistra, sponda di Marchionni per Sarrizzu che dal limite dell'area sfodera un fendente che non dà scampo a Barduagni. 180 secondi dopo ancora Sarrizzu protagonista con una diagonale che si perde di poco sul fondo. A metà frazione rete annullata ai rossoblù di casa, Marchionni verticalizza per Sarrizzu che va via in campo aperto, ma poi invece di tirare serve Sciba che insacca dalla corta distanza, venendo però pescato in fuorigioco. L'Alba Adriatica si fa vedere al 34esimo con un tentativo dalla distanza di Capitan Passamonti, Mascolo non trattiene, ma poi l'occasione per i rossoverdi ospiti sfuma. Ripresa, primo spunto di cronaca al 14esimo di Mark Albense con un tiro dalla distanza di Montano fuori bersaglio. Nel prosieguo del secondo tempo poco da segnalare con l'Aquila che amministra senza soffrire più di tanto di fronte a un'Alba Adriatica volitiva sì ma poco concreta in fase finalizzativa. Ospiti che alla mezz'ora perdono il portiere titolare Barduagni infortunatosi nel tentativo di recuperare un lancio lungo di Corticchia. Mister Vagnoni manda quindi in campo il 12esimo Porrini. 5 minuti più tardi arriva il raddoppio dell'Aquila di Norcia, entrato a gara in corso, pennella un cross da sinistra, sfera raccolta da Sciba che non dà scampo al neo entrato Porrini. Il gol in pratica fa calare il sipario sulla partita. Al triplice fischio conclusivo esplode la gioia di giocatori e tifosi dell'Aquila. I rossoblù continuano la loro marcia in vetta alla classifica. Fanno un ulteriore importante passo verso la promozione e nel prossimo turno saranno di scena sul campo del Ponte Vomano. L'Alba Adriatica invece incrocerà il Giulianova. Secondo me abbiamo fatto una grande partenza, siamo partiti bene come al solito, poi siamo andati in vantaggio. Non direi oggi che è un fatto tattico. Dopo 20 minuti abbiamo fatto male, non abbiamo fatto la solita partita nostra, eravamo scollegati, non stavamo bene secondo me. Oggi, la vittoria di oggi valgono 6 punti perché abbiamo vinto non facendo la solita partita nostra, quindi bisogna essere onesti, l'ho detto anche ai ragazzi, quindi può capitare perché veniamo da grandissime partite e tutto questo entusiasmo che sentiamo intorno anche in città, le persone che ti fermano, 10 punti di vantaggio, e quello l'ho detto ieri in conferenza stampa, poteva essere il pericolo, però poi la squadra ho cercato di cambiare, ho cercato di fare due cambi, ho cercato di mettere un centrocampo un po' più robusto perché mi sono accorto che c'era qualcosa che non mi quadrava oggi e poi fortunatamente da quando siamo messi a 3 in mezzo al campo abbiamo migliorato, abbiamo fatto il secondo gol, poi diciamo che non c'è stata più partita. È una vittoria importante perché una partita di meno che manca alla fine, in questo momento bisognava vincere, l'abbiamo fatta e quindi andiamo avanti e pensiamo già a domenica prossima. Quando una squadra vince, anche quando fa una prestazione al di sotto delle proprie possibilità, vuol dire che è una squadra forte, un gruppo forte, anche quelli che sono entrati hanno dato il loro contributo con grande determinazione, quindi siamo contenti. Adesso, l'ho detto già 10 giorni fa, adesso vediamo il traguardo, lo vediamo vicino, lo dobbiamo andare a prendere con tutta la forza che abbiamo. E la partita di oggi secondo me serve molto perché non possiamo pensare assolutamente di abbassare per niente l'attenzione e la determinazione che possiamo avere in questo momento, come abbiamo fatto domenica scorsa a Città Sant'Angelo. Quindi ci prepariamo questa settimana a fare una grande partita domenica e così ci avviciniamo sempre di più alla Serie D. Ho detto adesso ai ragazzi entrando dentro che ho fatto i complimenti, certamente poi il livello si alza quando fai un errore con una squadra di metà classifica, magari non lo paghi, e quando lo fai con l'Aquila basta mezzo errore, la differenza è questa. E noi ripartiamo dalla prestazione. Pensavamo di venire qui e fare una partita propositiva, perché se vieni qui e ti difendi tutta la gara, una squadra così forte ti entra in area 30 volte, almeno fai 2 rigori, punizioni laterali, cominciano comunque a mettere ste palle, è una squadra anche strutturata fisicamente, quindi è una squadra completa sia a livello fisico che tecnico. E quindi dobbiamo comunque ripartire perché sappiamo che prestazione abbiamo fatto, domenica ci tocca un'altra partita importante, Giulianova, però siamo comunque diciamo in una condizione mentale di poterci giocare la gara anche col Giulianova.
No, noi se vai a vedere ultimamente stiamo facendo gol, però abbiamo dovuto lavorare tantissimo sulla liberazione e occupazione degli spazi perché non abbiamo attaccanti di ruolo che ci possono garantire a cifra, cifre importanti di gol, e quindi dobbiamo lavorare tantissimo sulla liberazione e occupazione degli spazi, inserimenti da dietro, che stiamo facendo bene. Oggi comunque ci mancava Di Benedetto, che per noi a livello di qualità è un giocatore differente, che oggi non ci siamo ritrovati. E ci poteva dare forse una grande mano, è uno che calcia in porta, c'ha tecnica e, come hai detto bene tu, ci manca quello stoccatore, però abbiamo provveduto a lavorare in maniera diversa, a cercare di attaccare la porta. Certo, poi quando giochi con squadre di livello inferiore ti riesce anche di calciare in porta e di proporre tanto. Quando giochi contro l'Aquila, con una squadra così forte, comunque già tenere la partita in bilico fino agli ultimi 10 minuti credo sia stata importante. Poi calciare in porta con certi difensori non è semplice, però potevamo fare meglio, dai.